Sto tappeto, stavo sistemando. Buon pomeriggio allora, benvenuti anche per chi è in chat. Benvenuti. Oh, sono sveglio, mi sono svegliato tardi questa mattina. Mi sembra di essere anche un po' più riposato del solito. Si è accesa la luce, mi faccio il caffè io. Domenica pomeriggio, un po' particolare, perché siamo in un periodo duro, un periodo un po' pesante. Cerchiamo di divertirci però, per quanto possiamo, sempre ci sia consentito, perché vabbè, rimaniamo nei limiti, insomma. Oggi ho un setup non troppo pesante, perché non vorrei dare ancora più lavoro all'ospedale, mantenete anche voi dei settaggi più leggeri. Se ci facciamo male, gli ospedali non ci possono aiutare. Quindi vado a prendere il caffè. Bisogna cercare di non dare ulteriore lavoro a quei ragazzi che... Caffettino. E il furbo non l'ho preso. Non sono mica furbo. Lo so, vi faccio perdere tempo, voglio... Guaglio! Il caffè alcolico mi faccio, guaglio! Pre-shave, ma io lo strofino, magico il di Lernia. Io faccio tutto il contrario di quello che dicono i produttori, ma perché poi? Perché me ne frego. Ecco qua, ciao. Ciao Marco. Marco Balocchi, dico. Magico. Oh, adesso posso bermi il caffè o no? Guagliò. Adesso che sono alcolizzato, eh? Nel senso, ho messo il furbo alcolico. Stavo dicendo, già sono passati 4 minuti, ma tanto c'è il click da andare avanti, non è un problema. Setting leggero questa domenica per evitare di dare lavoro ulteriore a alle strutture sanitarie impegnate su qualcosa di molto più importante. Anche se sul confine russo, negli stati confinanti la Russia, c'è l'esercito americano. Lì mi sa che non c'è tanto la Defend Europe. Lì ci sono altri tipi di magagni in giro. Dicevo, per mantenere il setting leggero, utilizzo il FATIP gentile. Questo è gentile.
non è storto, è gentile, basta questo. E lo andrò ad armare con le famigerate bic, magiche queste bic, eh. Le bic sono fighe, bic chrome platinum, eccole qua, le chrome, ma non ho spaccato il pacchetto, è perché era già rotto, altrimenti vedevi. Eccole qua le Bic Chrome, famigerate, perché sono abbastanza, pungenti, no? E sono pungenti le Bic. Vado ad armare il Fatip Gentile, allora. Sentite che il caffè ha iniziato a fare effetto, perché parlo in modo più spigliato. È armato, adesso è armato Fatip Gentile, il normalissimo Fatip. Vabbè, basta, cambio inquadratura, mi sento più grosso, a parte la spalla che mi fa male. Allora passo al Kronos, con la nuova formula vegetale, vegetale sono io, però te capì? Oggi però non mi frega, oggi non mi frega, perché faccio il montaggio in viso, Non utilizzo la ciotola, tanto è una crema morbida, quindi posso... Morbida, sì, è morbida. È abbastanza morbida, dai. È un soap, è fresco poi, quindi... Vedi? Cioè, essendo fresco, posso permettermi di utilizzarlo... In pennello, Basta magari non concentrare tutto su un unico punto, ma sparpagliarlo, il sapone, su tutto il ciuffo. Così dovrebbe bastare, no? Magari metto ancora un filo. Se no come faccio? Sì, no, perché la ciotola... Io la utilizzo poco. Però quando serve, serve. Se la pasta è dura, serve. Mi sono inumidito un po' il viso. Bello con il pure badger, face lathering, è ideale, no? Ma tanto ci abbiamo le bic. Thank you.
stavo mettendo l'acqua con le mani e con le dita, ma non avevo l'acqua sulle dita, magico, eh. Ecco che inizia il montaggio con la vernice. Questo è il montaggio a stucco che voglio io, eh. Il montaggio a stucco permette di frenare la discesa della lama, no? Perché comunque incontrando lo stucco praticamente va a frenare l'azione. E non è tanto video questo rumore. Sto dicendo, va a frenare comunque la profondità della lama, cioè si ferma dove si deve fermare tecnicamente. Intanto rimango avvolto da questo profumo di legni e ananas e nota marina, ho letto. Vado a sciacquare il rasoio. Allora io vado, eh. Vorrei farmi le basette fino qua, però non è il caso. Fatip gentile Bic. Utilizzo chiaramente un solo lato della lama. Eh?
Quando appoggio il rasoio, so che il lato che sta sopra è quello che ho appena utilizzato, quindi non lo utilizzo più, l'ho disintegrato, basta. Ma io le bicche non le mica sentite. Boh. Montaggio lucido. Ma che bello. Ma tanto non mi si vede tutto il viso, quindi volevo mostrarvi il montaggio, non me. Tanta roba, oh. Utilizzo quindi l'altra parte della lametta con il sicurissimo passaggio obliquo. Sono andato in slant addirittura. Tanta roba le bicche comunque. Appoggio di nuovo il rasoio con la faccia rivolta verso la lama che devo utilizzare, se no mi dimentico. Ci vorrebbe mettere un piccolo segnale sulla testa, per utilizzare, almeno si sa, no? Quale lato hai utilizzato. Te capì? Già la pelle è abbastanza liscia. Sì, perché dopo mi rifaccio anche la basetta. Si sente in questa nuova formula vegetale la presenza degli oli, quattro oli, in forma viva.
Contropelo. Qua non c'è più niente, voglio. Ma che roba, oh! Vernice. Vernice questo soap. Faccio solo un lieve ritocco. E rimane il sapone, incredibile, oh. Mi sono lavato addirittura tutto il viso, già che c'ero, ma anche il collo, già che ci sono, no? Quasi quasi. Così è già meglio. Oh, un'altra bella depilata comunque, con il Fatip Gentile. Ci siamo appannati gli occhiali. Fatip Gentile. Cioè, parliamo dei prodotti allora, eh?
Vi siete divertiti oggi? Ma io sì, ho visto delle inquadrature nuove, diverse. Non è male. Così si vede più nel dettaglio. Anche con il telefono, perché non sempre posso utilizzare la videocamera, perché la videocamera mi porta via praticamente tutta la mattina per la registrazione del video. Invece con questo telefono e questo microfono non mi trovo male. Però me lo dovete dire voi, chiaramente. Depilata anche oggi con Fatip Gentile. Ripeto, abbiamo scelto questo setup leggero, per non rischiare di farci male e poi, insomma, creare dei problemi a noi e anche ad altri. Se magari riusciamo tutti a utilizzare questo tipo di policy, da qui a un mese, non lo so, utilizzando dei settaggi più leggeri, non sarebbe male. Allora, parliamo di l'ernia. Allora, Fatip non slant, ma Fatip gentile, l'ho trovato veramente gentile, anche se non si fa scappare neanche un pelo, Non è gentile con la barba, è gentile più che altro con noi. Le BIC, che di solito sono abbastanza famigerate per essere taglienti, pungenti, io devo dire la verità, sarà stato un merito del sapone, credo, di passaggi anche piuttosto veloci, però mi hanno offerto una rasatura, io direi, confortevole. Non, tra l'altro non ho arrossamenti o tagli, ma neanche un puntino rosso a trovarlo, quindi non è male. Secondo me le BIC, tra l'altro a me le BIC piacciono, però sono consapevole che non piacciono a tutti. E fanno bene perché comunque sono delle lame che tagliano parecchio. Quindi abbiamo visto che anche con un settaggio abbastanza leggero, è medio alto comunque. Non è medio, è medio alto il setting con le BIC. Poi il Fatip Gentile è solo di nome, ma non è che disti molto dal suo fratello Classic. Te capì? Ma che roba, oh! Uaglio! Gli americani sono sul confine russo, cioè paesi confinanti. Occhio. E The Duke di Simpson. Sapone, devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro i ragazzi Goodfellas. Tanto se faceva schifo il sapone, comunque o l'avrete visto voi o vi davo segnale, per cui tanto non mi pagano per dire che le cose sono buone, ma per dire se sono buone o cattive. Questa recensione poi verrà venduta, per cui il sapone tecnicamente l'abbiamo visto e la profumazione mi stupisce perché, come vi dicevo ieri, non sa di chimico, cosa che fondamentalmente nei saponi o comunque negli aftershave, che hanno una fascia di prezzo comunque alta, ma che non hanno un valore come quello dei profumi che possono essere quindi in profumeria, dove un profumo costa 100 euro. Se un aftershave, quindi, costa 12, 13, 14, non può avere la stessa fragranza, no? Cioè, nel senso,
Non sarà naturale quel profumo come può essere quello di un profumo, perché costa molto meno. Invece in questo caso io ho trovato una certa naturalità. Dopo vediamo anche l'aftershave. Nel sapone si comporta molto naturale, l'olfatto, eh? Poi proviamo anche l'after. Allora, The Duke, qui non c'è niente da dire su The Duke perché è comunque un gran pennello, soprattutto quando è rodato il Pure Badger, è una figata, devo dire. Sì, è appunto un pochettino all'inizio, però io adesso questo qui non lo cambierei mica tanto facilmente con un Silver Tip, perché il Silver Tip poi alla fine diventa uno straccio. Questo invece mantiene il fusto addirittura ancora abbastanza rigido, però è morbido anche. Bravi per il lavoro che avete svolto sulla pasta di sapone, però la confezione vi dico che non si può vedere così, di plastica. Io credo che il pubblico, ma io stesso, vorrei un vaso un po' più serio. È vero che costa. Ha un rapporto qualità-prezzo elevatissimo, eh. Però una confezioncina un po' più ricca non guasterebbe. Io come quello che devo dire lo dico. Vediamo l'aftershave adesso di Goodfellas. Te capì? Agitiamolo, no? Agitiamo l'after. Ammazza come brucia, oh. Pesante, oh. Si vede che la bic mi ha portato via un pezzo di epidermide. Anche l'after si mantiene piuttosto naturale come olfatto. Quell'ananas verde, i legni e la nota marina fanno sì che. Io ieri, quando ho fatto la spesa con la mascherina, l'avevo indossato questo Kronos, per sentire la persistenza, fare delle prove di persistenza, e la sera si sentiva ancora. Caffè corretto, voglio. Vabbè, io vado allora. Cioè no, salutiamoci. È stato una rasatura. Mi è piaciuta la rasatura, voglio. Tanto io ripongo gli attrezzi, smonto anche il coso qua, il FATIP. Te capì le bic? Sciacquiamo il rasoio, va asciugato subito così non rimangono aloni, eh? Il pettine, guarda come è lucido. Devo stare attento perché se no mi si vedono le mutande, eh? Non va mica bene. Sapete che io mi rado in mutande, ma tanto lo fate anche voi, eh? Se non peggio, eh? Cioè non voi io magari, dico nel senso, se non peggio. No, perché c'è stato qualche volta che mi sono fatto il. Mi sono rasato senza, magico, eh?
E non c'avevo tempo, dovevo correre. Te capì? E anche il pettine l'abbiamo pulito, cioè il pettine, il coprilama, coprilametta depilata proprio, con gli bic. Ecco qua, il rasoio è pronto per un nuovo utilizzo, che avverrà, che ne so, tra qualche settimana, no? Settimana prossima usiamo altro allora. Sempre leggero, ma com'è lucente però. Ma anche 3 anni questo rasoio. Bene, allora basta. Io vi auguro buon pomeriggio. Mazza, ho fatto perdere un sacco di tempo oggi. 36 minuti di video. Tanta roba. Vi lascio andare allora. Io vado, eh. Guardo un film adesso. Noi ci vediamo mercoledì. Mercoledì per un nuovo suggerimento, che ha chiesto un utente, quindi è giusto pensare alla soluzione e renderla nota a tutti noi della community, perché così ci aiutiamo. Va bene, ci vediamo mercoledì e vi auguro buon seguito di domenica. Fate i bravi sempre. Ciao cari.